Torna a correre la cassa integrazione che a febbraio ha segnato un aumento del 49% rispetto a gennaio. Intanto resta caldo il clima del confronto per la riforma del mercato del lavoro. Francesco Di Mario. È illusorio pensare di fare una riforma del lavoro senza mettere sul tavolo le risorse necessarie. Lo ribadiscono commercianti ed artigiani di Rete Impresa Italia. Il governo studi i dati del paese reale e faccia chiarezza sulle risorse che servono e su chi le paga, dicono, senza scaricare i costi sulle piccole imprese che pagano già troppe tasse. Non si può agire solo su quel fronte, bisogna agire quindi anche sui costi e sulle risorse pubbliche che vengono messe per fare una riforma che sia degna di questo nome. Forse neppure il governo sa quanti soldi servono, osserva il leader CISL Bonanni parlando a margine di una tavola rotonda di Alleanza Lavoro. Prima di parlare delle risorse bisogna parlare di quali impianto si vuole utilizzare. Fatto l'impianto si vede quanti soldi servono. Fatto quanti soldi servono si vanno a vedere dove si trovarli. Io vedo troppi carri davanti ai buoi. Il nodo risorse per gli ammortizzatori che ha rallentato il negoziato sul lavoro sarà venerdì all'esame del governo. Si parla di oltre 2 miliardi di euro. Martedì potrebbe riprendere la trattativa. Sindacati preoccupati intanto per la crescita della cassa integrazione frutto della recessione, dicono. A febbraio 82 milioni di ore, più 49,1% su gennaio e più 16,8% in un anno. Più che raddoppiata in un mese la cassa in deroga. Uno strumento, precisa Rete Impresa Italia, utilizzato per il 40% dall'industria. Nessuna minaccia per gli stabilimenti Fiat in Italia. La conferma è arrivata oggi dall'amministratore delegato del